giorni fa, a caldo, ho commentato la scomparsa dei 5 miliardari a bordo del Titan, questo sommergibile che è imploso mentre cercava di avvicinarsi ai relitti del Titanic. Ho fatto quel video così a ridosso che non potevo neanche sapere quando ho fatto il video che con ogni probabilità il sommergibile è imploso prima ancora che si inabissasse, quindi prima ancora che cominciassero le ricerche. Ma cambia poco perché la tragedia comunque ha avuto luogo lo stesso. Non leggendo praticamente più i commenti, posso intuire che molti, sono tanti, ho visto, molti di quei commenti fossero critici perché buona parte del mio pubblico appartiene a coloro che ritengono che tutto sommato quelle 5 persone lì se la siano un po' andate a cercare, che se ne è parlato troppo, che bisognava dare più spazio ad altre tragedie del mare riguardanti persone tutt'altro che ricche di cui si è parlato poco, tutti i ragionamenti che a me piacciono pochissimo, che pure sono stati fatti e vengono fatti da persone che stimo molto, come Saverio Tommasi, come Elly Schlein, come Nicola Frattogliani. Mio padre ha scritto Orso Grigio, ha scritto una cosa che non condivido minimamente. 2 giorni fa sulla sua pagina pubblica, ma torno su questo argomento perché io finalmente ho letto delle parole molto giuste. Scusate gli occhiali, ma è un'altra di quelle mattinate abbastanza allergiche, con una botta allergica notevole, quindi è meglio che tenga gli occhiali. Ho letto un'intervista, credo alla stampa, molto lucida di Paolo Crepé. Secondo me Paolo Crepé ha detto ha posto la parola fine su questo dibattito. Perché questo dibattito, lasciando stare le persone che esultano per la scomparsa di altri esseri umani, queste sono categorie di esseri viventi che neanche considero, cioè sono persone che non hanno la mia, non solo non hanno la mia stima, ma non hanno neanche la mia benché minima attenzione, me ne frego di questi personaggi, sono del tutto inutili nell'ecosistema, persone simili. Mi interessa invece cercare di analizzare questo atteggiamento per cui da una parte c'è la classica invidia nei confronti della persona ricca, perché quasi sempre la persona non ricca ce l'ha col ricco perché vorrebbe essere ricco. Questa è una mia vecchia convinzione, anche a sinistra. Il mondo è pieno di persone di sinistra che ce l'hanno con quelli di destra perché vorrebbero essere non di destra, ma vorrebbero essere ricchi. Ma lasciando stare anche questo aspetto, quello che mi non è che mi fa arrabbiare, ma mi fa andare via di testa perché è incomprensibile ed è folle, è la critica secondo cui questi 5 poveri cristi che sono morti dentro il Titan hanno amato troppo il rischio e se ami troppo il rischio devi mettere in conto anche il fatto che il rischio può andare male. E quindi appunto un po' se la sono andata a cercare. Ora io vi domando, ma voi nella vostra vita non avete mai fatto niente di rischioso? E voi quando vivete la vostra vita fate soltanto cose che vi fanno bene, che sono a zero rischi? E voi stimate soltanto delle persone che non rischiano mai? La seguite la, che ne so, le moto mondiale, lo seguite? Ce l'avete una moto? La seguite la Formula 1? Se si fa il ragionamento per cui se rischi la vita per il brivido, automaticamente devi mettere in conto la morte e se succede non ti piango, è lecito, ognuno piange per chi vuole. Ma allora cosa facciamo? Diciamo che Gilles Villeneuve era scemo? Diciamo che Senna non merita di essere pianto perché se l'è cercata? Diciamo che Simoncelli era un pazzo? Diciamo che Verstappen è un pazzo? Diciamo che tutti quelli che hanno una moto sono pazzi? Diciamo che tutti quelli che hanno una macchina sono pazzi perché anche loro magari vanno a 180 in autostrada? E ancora, sono pazzi anche quelli che fumano? Cosa c'è di più imbecille che fumare sapendo ormai in maniera chiara purtroppo che se fumi rischi tantissime malattie? Allora cosa succede? Che se uno si ammala perché ha fumato, io non posso piangerlo perché gli devo dire, ma tu lo sapevi, te la sei andata a cercare la malattia. Che ragionamento è? E in questo senso, io l'ho brutalizzato, ma è esattamente questo il concetto. In questo senso, devo dire che Paolo Crepé, che quando vuole è molto lucido, ha detto in questa intervista, credo alla stampa, sì, alla stampa, sì, l'intervista di ieri. Il titolo, non dell'intervista, ma del pezzo del Fatto che riprende l'intervista di Crepé alla stampa è, questo è un virgolettato di Crepé, mi fanno meno simpatia i tizi che se ne stanno sui yacht a spalmarsi le cremine che i 5 miliardari del Titan. Così Paolo Crepé sull'incidente del sottomarino. E ancora, se
sempre crepé. Non si capisce perché un signore come Messner o prima Walter Bonatti siano sempre stati qualificati come eroi e questi invece dei miliardari sfaccendati che amavano rischiare la pelle e basta, ha detto lo psichiatra alla stampa. Questo già è perfetto e mi potrei fermare qua, però vado ancora più nel profondo perché Crepé spiega molto bene questo concetto. La stampa lo ha chiesto a Paolo Crepé quale meccanismo scatti in qualcuno che, per quanto milionario sia, decide di spendere 250.000 dollari per giocarsi la pelle. Lo psichiatra ha appena dato alle stampe il suo prendetevi la luna e parla pure con un uomo che andrà a farsi un giro sul satellite. E lui dice, Crepé, la cosa che più mi stupisce è che la scelta di queste persone risulti incomprensibile ai più. Cioè, a molte persone ritengono inconcepibile che qualcuno rischi la vita per cose che a noi appaiono futili. E giustamente Crepé ricorda, la storia dell'umanità è questa. È storia di persone che a un certo punto rischiano per il gusto di rischiare. Per noi è incomprensibile, ma fa parte dell'animo umano. Infatti lui dice, è dai tempi di Ulisse che il rischio è insito nelle grandi o anche piccole imprese umane. Chi denigra questi signori sono i proci, le sirenette, li chiami come vuole. Per arrivare a tempi più recenti non si capisce perché un signore come Messner o prima ancora Walter Bonatti siano sempre stati qualificati come eroi. Per me sono eroi, ma se voi applicate questo ragionamento del cosa va a rischiare a fare, cosa c'è di più rischioso che andare a scalare una montagna? Tu rischi la vita per cosa? Per la gloria? E loro ha rischiato la vita per l'entusiasmo di toccare, metaforicamente con mano, i relitti del Titanic, che tra l'altro uno dei cinque aveva anche una moglie, discendente di due vittime del Titanic, quindi evidentemente c'era anche una sorta di pulsione familiare. Perché Messner va bene e questi cinque no? Voi direte perché Messner era un eroe, perché Messner l'ha fatto con le mani nude. Allora è questo il discorso, quindi vi va bene il rischio se uno lo fa a mani nude, mentre se lo fa guidando no. Quindi allora Messner va bene, ma Senna non andava bene? Senna ha rischiato la vita dal primo giorno della sua nascita e infatti poi c'è anche morto per la sua passione. Eppure è un mito, giustamente. Cosa vuol dire? Patrick de Gallardon allora era un pazzo anche lui? Non ha senso questo ragionamento. Cioè, a meno che tutti voi concepiate la vita come un stai fermo, stai immobile, non bere, non fumare. La vita come la vorrebbe la dottoressa Viola. Non bere, non fumare, non prendere la moto, non prendere la macchina, non fare questo, non fare quest'altro, stai attento. Una vita da sani per morire, anzi una vita da malati per morire da sani. È il meccanismo proprio che evidentemente in molti di voi alberga, perché altrimenti non si capisce. A meno che la colpa che avevano, secondo voi, quei cinque che sono morti all'interno del Titan, quale fosse? Essere ricchi. Ma lì, appunto, si va nell'ambito della invidia sociale, dell'invidia patrimoniale. Ma ripeto, se la critica è perché hanno rischiato, allora noi dobbiamo smettere di vivere perché tutti noi amiamo il rischio. Poi il rischio ha varie declinazioni. Il rischio può essere comprare una moto, può essere fare 180 in autostrada, può essere fare uno sport estremo, che per noi magari non è estremo, può essere fumare, può essere bere troppo, può essere fare bungee jumping, può essere quello che volete voi, può essere anche fare un selfie con uno strapiombo a 5 centimetri. Il rischio piace a tutti. È ipocrita dire quelli se la sono cercata potevano stare a casa. Potevano stare a casa come voi potreste stare a casa ogni volta, ma non ci state perché? Perché siete vivi. E quando si è vivi si cercano emozioni. E le emozioni sono emozioni in base anche all'essere umano. C'è chi si emoziona in un modo, chi in un altro. C'è chi ha 13 miliardi e quindi può permettersi delle emozioni anche costose e chi non ha neanche 13 euro e quindi si accontenta in maniera sacrosanta di rischi molto più economici. Ma il rischio piace a tutti, ragazzi. Non prendiamoci in giro. Non si può incolpare cinque persone incolpevoli di aver amato troppo il rischio. Sarebbe come dire la loro colpa era quella di essere troppo vivi. Non esiste. E paragonando a Messner e Walter Bonatti, dice Crepé, questi invece, cioè i cinque che sono morti a bordo del Titan, dei miliardari sfaccendati che amavano rischiare la pelle e basta. Entrambi hanno sfidato la natura rispondendo al richiamo di una passione e loro hanno semplicemente perso. Perfetto. Insomma, dritto al punto e molto chiaramente, Crepé dà battaglia ai tanti che sui social si sono indignati per l'impiego del denaro in una cosa che aveva dei chiari rischi. E dice ancora Crepé, anch'io ho guardato come fosse un extraterrestre il signore che ho intervistato per il mio ultimo libro.
un fotografo tedesco che ha già fatto giri intorno alla Luna e presto si augura di andare su Marte. Ma se devo dirle la verità, mi fanno molta meno simpatia i tizi che se ne stanno sui yacht a spalmarsi le cremine che non queste cinque persone. Un equipaggio, tra cui c'era anche un discendente di una coppia morta sul Titanic, e lei capisce che in questo caso il richiamo è fortissimo. E poi c'è la considerazione di Crepé che nell'animo umano ci sia la ricerca del rischio per tutti. E qui torna il virgolettato di Crepé. C'è chi rischia di più e chi rischia di meno. C'è Verstappen che ogni domenica rischia la vita a 300 km orari e chi si fa il selfie aggrappato a un grattacielo. A tutti il brivido intriga, anche quando se ne sta seduto sul divano. È così, ragazzi. Non c'è niente da fare. Cioè, a intrigarci è sempre il rischio. Poi il rischio lo potete declinare quando volete. Ma dare la colpa a questi cinque poveri cristi incolpevoli di aver amato troppo la vita, di essere stati troppo innamorati del rischio, di avere speso tanti soldi che però incidentalmente era di loro, è folle. Ed è anche inumano pretendere che poi dopo quella tragedia non si dovesse fare le ricerche. Ragazzi, lo dico soprattutto a quelli di sinistra, se voi siete giustamente dell'idea sacrosanta che in mare, come ovunque, si salva qualsiasi vita umana, non è che poi voi potete dire sì, però quelli erano ricchi, hanno speso 250.000 euro, se anche è imploso il Titanic, se anche è imploso il Titan, se anche è imploso qualsiasi nave, qualsiasi sommergibile, qualsiasi nome avesse, me ne frego. Eh no, perché a quel punto io vi potrei dire, utilizzando la vostra stessa arma, che secondo voi sono da salvare soltanto i migranti, mentre se uno è ricco e se l'è cercata, chi se ne frega? Si salvano tutti, in mare come altrove. Poi una volta salvati si discute sulla liceità del loro comportamento, ma si salvano tutti in mare. Questa polemica che ancora va avanti sui cinque poveri signori che sono morti, uno dei quali era un ragazzino che peraltro neanche voleva andare a bordo del Titan, e lì sì che c'è la colpa del padre, ma quello è un altro discorso. Questa polemica è belluina, è inumana, è grezza, è mossa da invidia sociale, da cattiveria, da ignoranza, da perbenismo, da ipocrisia. E in questo senso io trovo le parole di Paolo Crepé perfette, semplicemente perfette. Bravo Paolo.